L'industria 4.0 è una delle grandi rivoluzioni che caratterizzano quest'epoca ed è in cima all'agenda non soltanto degli industriali, ma anche del governo, come dimostrano le misure che vengono in questo periodo varate proprio per favorire la transizione dei gruppi industriali alle nuove tecnologie, in sostanza al mondo delle macchine che parlano tra di loro, okay? Quindi una nuova vita dell'industria, una nuova era basata sulle grandi tecnologie, su una grande svolta tecnologica. Sul nostro territorio abbiamo tanti esempi già di realtà, di settori, di comparti che stanno lavorando in questa direzione. Uno è il distretto del packaging che vede Modena all'avanguardia, di là della presenza dell'associazione di categoria dei produttori, un settore che da noi è all'avanguardia, un settore che produce un fatturato in Italia di oltre 6 miliardi di euro con gruppi che sono in espansione e che stanno puntando tanto su questa industria 4.0, quindi sulle innovazioni tecnologiche. Ecco, è chiaro che questa ulteriore spinta verso l'automazione, verso il miglioramento tecnologico pone degli interrogativi anche dal punto di vista dell'occupazione, dal punto di vista del lavoro. È evidente che un nuovo salto tecnologico chiami lavoratori più qualificati, chiami una rivoluzione, se vogliamo, anche in questo caso delle competenze, delle cosiddette skills. Quindi chiami la necessità di una manodopera, di una forza lavoro maggiormente qualificata e maggiormente adatta anche a lavorare su questi macchinari di ultimissima generazione. Ecco, quindi ci si pone davanti a un dubbio, se questa nuova rivoluzione industriale porterà diminuzioni nella forza lavoro, quindi serviranno di fatto meno persone che lavoreranno in questi macchinari, quindi con inevitabili ripercussioni sull'occupazione, o se invece sarà un incentivo e questo chiama in causa anche il settore pubblico che deve sostenere la formazione dei lavoratori, se sarà quindi un'opportunità per migliorare le competenze della manodopera italiana e quindi portarla al livello di questa nuova rivoluzione industriale, di questa industria 4.0, che è chiaramente il treno che aspettavano da anni le aziende su cui deve assolutamente salire il sistema Italia.